ricordo il giorno e l'ora, ma eravamo sotto Natale e ho visto che cadeva una piuma dalla cima del campanile. Sono rimasta a guardare in alto, come se fossi io a volare, e piano piano sono arrivata a terra, leggero come non mai. Non è una mia gran festa, troppo reclamizzata, troppo violenta, troppo grandiosa. Cioè, ci sono dei miei godimenti che vengono da un momento di nebbia, dalla prima caduta di un po' di neve. Cioè, questa cosa che non ti aspetti. Arrivi alla finestra, guardi la valle e improvvisamente nevica. Questa cosa, questa grattugiare di zucchero così totale, grande. Chi manda sta neve? Perché? Cioè, è bello. L'altro è il Natale, tutte le case c'è il presepe, tutte le case c'è l'albero. Questa ripetizione senza nessuna voglia che sia qualche cosa di più leggero, più modesto, meno appariscente, meno i colori rossi, cose, per carità. E poi tanto cattivo gusto. C'è una richiesta di Tonino Guerra per Natale e per il nuovo anno che arriva. Chiedo se si possono colorare i treni locali, ridurle delle cose festose, gioiose, rossi, aranci, verdi, caramella. Cambia, sembra una cosa da ridere, un colore ti cambia la voglia di vivere. E un consiglio per queste feste? Dico, senti, sarà molto bello quando ti allontani dalla tavola, dai rumori di tutti i grandi festeggiamenti, che vai a raccogliere un po' di silenzio per la strada.